quando il valore delle azioni, cresciuto artificiosamente a causa delle speculazioni, cominciò a riflettere l'andamento dell'economia reale e a scendere, gli investitori si precipitarono a venderle e questo provocò il crack della borsa. Grandi banche, legate al mondo della speculazione finanziaria, non potendo riscuotere i crediti degli investitori e prese d'assalto dai risparmiatori, fallirono. E ciò ebbe gravissime ripercussioni sulle imprese e sulle fabbriche. I piccoli e medi imprenditori chiusero le loro aziende. Operai e dipendenti furono licenziati. Centinaia di migliaia di famiglie furono, nel giro di poco tempo, ridotte alla fame. Pensate che negli Stati Uniti la disoccupazione nel settore secondario passò dal 5% del 1929 al 38% del 1933. A causa delle interconnessioni economiche tra Europa e Stati Uniti, intensificatesi dopo la guerra, la crisi coinvolse presto pesantemente anche l'Europa. In Inghilterra, oltre a disoccupazione e fallimenti, si verificò un crollo delle esportazioni e ciò costrinse i governi britannici ad abbandonare il legame della sterlina con l'oro, ponendo di fatto fine alla secolare supremazia di quella valuta sui mercati internazionali. In Germania, la crisi economica ebbe gravi ripercussioni politiche e il malcontento generale, l'alta disoccupazione e la crescente povertà causata dalla Grande Depressione furono alla base dell'affermazione del potere totalitario nazista. In Italia, invece, l'economia era già stata rallentata dalle politiche di Mussolini in relazione all'operazione Quota 90, che aveva l'obiettivo di fissare il cambio con la sterlina a 90 lire. La Grande Depressione causò una crisi della produzione industriale, che in alcuni settori scese del 30% e paralizzò le esportazioni già indebolite da quota 90. Per affrontare la crisi, il regime attuò politiche protezionistiche, tese cioè a limitare la dipendenza italiana dalle importazioni, e intervenne pesantemente nazionalizzando banche e gruppi aziendali a rischio fallimento. A questo scopo furono create l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che acquistò le tre più grandi banche del paese e numerose industrie pesanti, e l'IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, che aveva il compito di finanziare a lungo termine le piccole e medie imprese attraverso l'emissione di obbligazioni. La Grande Depressione fu efficacemente arginata negli USA dal New Deal di Roosevelt a partire dal 1933, mentre continuò a lungo in Inghilterra, in Italia e soprattutto in Germania, in cui la situazione era aggravata dalle difficili condizioni in cui il paese era stato costretto dopo la Prima Guerra Mondiale. La crisi alimentò le tensioni sociali destinate a rafforzare o legittimare regimi totalitari, in particolare in Italia e in Germania. Scopriteli con le lezioni successive. Cese. Ammacca banane. Le attività. Oh, porca miseria. Ah, 90. In it-